Amiche e amici dell'FSI, benvenuti a Perugia. Quando il segretario generale mi ha detto che avevate deciso di convocare il congresso nazionale, di tenerlo nella mia città, per la verità eh, mi ha fatto davvero molto piacere. Perché pur essendo naturalmente il sindacato un'entità autonoma come lo sono. I partiti. Abbiamo avuto modo in questi diversi mesi di collaborare per una serie di cose importanti. Voi vi occupate di sanità, se c'è una cosa importante e fondamentale per i cittadini è la salute e è stato mio dovere non occuparmi, ma impegnarmi a fondo affinché una serie di idee, di proposte che mi sono state rappresentate e che ho ritenuto giuste e valide venissero portate all'attenzione del Parlamento. Ricordo la proposta per dare una regolamentazione uniforme al ruolo dell'OSS, l'infermiere di famiglia, anche il bellissimo convegno a cui alcuni di voi erano presenti a Montecitorio sulla sanità senza padrini e senza padroni. Insomma, una serie di situazioni che mi hanno dato l'onore e la possibilità di conoscere molti di voi, di conoscere anche da altri punti di vista, lo voglio dire, una materia come quella della sanità di cui incredibilmente, lo dico avendo qui davanti il Presidente della Commissione Sanitaria del Consiglio Regionale dell'Umbria, quando ero consigliere regionale di questa regione eh, non mi ero molto occupato, il Direttore Orlandi non mi ha visto tanto spesso. Diciamo così, perché poi ognuno cerca di eh, no, occuparsi di quello che apparentemente gli appare eh, più consono. Invece grazie a voi ho avuto la possibilità di approfondire una serie di questioni e di capire come il vostro ruolo sia in termini di sindacato ma soprattutto in termini di persone che fanno la sanità tutti i giorni e spesso in maniera più oscura di altri. Eh, sia davvero decisivo e determinante. E allora mi avete arricchito di questa nuova esperienza e io di questo vi sono profondamente grato, come sono profondamente grato eh, ai vostri segretari e soprattutto al segretario generale Adamo Bonazzi, a cui ormai mi lega un rapporto di, di amicizia. E e lasciatemi dire questo raccogliendo le parole del vostro segretario nazionale. Avete, è vero, vissuto un momento complessivamente di difficoltà, come però ci sono sempre nelle strutture associative. E la saldezza dei valori, dei principi che ci guidano nella nostra vita, prima ancora che nel nostro impegno civile, politico, sindacale, si vedono in questi momenti. Cioè il fatto che voi, così numerosissimi, abbiate partecipato dapprima alle assemblee territoriali e poi oggi e domani a questo importante appuntamento nazionale per rinnovare i vostri incarichi e per stabilire la vostra linea di azione sindacale dimostra che siete delle belle persone e soprattutto delle persone che credono profondamente e nel lavoro che fanno e nella capacità di rappresentare tutti quelli che fanno quel lavoro. E credo che questo sia di profondo insegnamento anche per quelli come me che cercano di fare altrettanto, cioè di rappresentare qualcosa, qualcuno, qualche idea, qualche valore, qualche territorio. È un insegnamento significativo perché, ripeto, è proprio nei momenti di difficoltà che si vede di che pasta si è fatti e voi avete dimostrato di essere delle donne e degli uomini con la D e con la U maiuscola e per questo che io vi auguro Applausi vi auguro di tutto cuore un buon lavoro per questi vostri lavori congressuali eh, vi assicuro ovviamente la mia consueta disponibilità a collaborare nella reciproci e, e, e autonomi ruoli che ciascuno di noi ha, perché credo che ci sia bisogno per davvero di un nuovo formidabile impegno civile, sindacale e politico per ricostruire questo Paese che ha davvero tante, troppe difficoltà e che noi non ci meritiamo. Grazie.